like you. Be strong. Ehi, aspetta un attimo. Sì, dico a te, proprio a te che hai aperto un mio video solo ed esclusivamente per spammare il tuo canale di merda. Sappi che se fai una cosa del genere, c'è un'alta probabilità che Chris venga a insultarti sul tuo canale. Così, uomo avvisato, uomo avvisato. Ma adesso ne parliamo comunque. Fai partire la sigla, vai con il jingle, vai, 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 vai. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, perché è un'intro diversa? Perché in questi giorni, io ricordo che oggi è domenica 12 febbraio, in questi giorni, ovvero mi riferisco alla giornata di sabato, è venuta molta utenza a spammare sotto i miei video. Naturalmente i miei iscritti, i miei bellissimi iscritti, i miei nabbi non li vedranno mai questi commenti, perché YouTube ha una sezione apposta nei commenti dove c'è scritto merde e tu ricevi i commenti di questa gente lì sotto, tipo vieni a vedere il mio canale perché sto iniziando una cosa nuova, iscriviti e passate tutti dal mio canale. Non funziona così, perché rimarrai sempre nella sezione merde, ovvero nascosta a tutti gli utenti. Il tuo messaggio lo visualizzerai solo tu e solo io, ma nessuno vedrà il tuo messaggio. Così, essendo il centesimo di milionesimo di cazzi di messaggi di questo tipo che arrivavano, sono andato sotto il video di questo utente a dirgli: senti bello mio, perché prima non pensi a portare dei contenuti su questa piattaforma prima di spammare un ipotetico canale? Perché avere un canale io non l'ho deciso da un giorno all'altro, ci ho pensato, mi sono preparato un paio di video e poi li ho lanciati e ho visto come andavano. I primi video hanno fatto 9 visualizzazioni e io cosa avrei dovuto fare lì? Avrei dovuto spammare sui canali degli altri, che ne so, andare da Diablotex, andare da Gabomen, andare da Beyond Gamer e spammarmi il canale? Perché anche io volevo portare PES? Tra l'altro poi questo utente, come tutti gli altri, non si degna nemmeno né di vedere il video, né di iscriversi al canale, né di lasciare un mi piace, non fa un cazzo. Arriva sul video, lo apre, scrive il suo commento e poi lo chiude. Almeno scrivimi: ciao Chris, come va? Vuoi venire a passare sul canale per dare uno sguardo a quello che ho intenzione di portare? E io passo, perché non dovrei passare? Ma questa, no? Questo utente poi, dopo essersi beccato la sua razione di sei una merda, così non si fa, pensa a portare i contenuti eccetera eccetera, ha anche scritto: perché prima di insultarmi di darmi consigli che io reputo anche costruttivi non vedi quello che voglio portare? Perché non me ne frega niente di quello che vuoi portare. Io ho capito cosa vuoi fare tu e la tua compagna o quella ragazza che parla insieme a te, ma non me ne frega un cazzo. Così io, da grandissimo bastardo, a questo utente ho detto: visto che su YouTube chi ha più idee vince, no? Nessuno mi vieta di rubare la tua idea e pubblicare il primo video domani. Così questo utente, non sapendo, entrando nel panico eccetera eccetera, ha passato tutto il sabato pomeriggio e la prima parte della serata del sabato a preparare il video teaser del canale, per paura che io gli rubassi l'idea. Bello mio, io non ne ho nessuna voglia, però hai visto che ti ha fatto incazzare? Hai visto il tempo che hai sprecato grazie a Chris? Ecco, io non voglio sprecare tempo con questa gente del cazzo. 4 minuti di video e lasciamo perdere. Signori, come detto, oggi è domenica, ho fatto in questi giorni altri 102 cazzo mila GP e ho vinto inoltre la Coppa Challenge online, giocando come gioca Simo 771, a passaggi, facendo incazzare l'avversario, passa di qua, passa di là, passa di qua, passa di su, passa di giù, poi sbam, gol 1-0, vittoria per Chris. Bella, bella. Beh, mi sono accontentato dell'1-0. Detto questo, abbiamo 100.000 GP. Naturalmente i ball opening non sono ancora usciti tutti, però oggi uscirà un altro ball opening, perché possiamo farci 11 giri e, come andrete a vedere negli episodi, io sto cercando un portiere. Io sto cercando un cazzo di portiere. Naturalmente ci ha già dato i premi per l'accesso, l'ho fatto sia qui e sia sulla PlayStation 4. E a proposito, avevo chiesto a voi di farmi sapere cosa ne pensavate, no? E sono giunto alla conclusione, signori miei, che succederà questo. A noi ci mancano, ve le faccio vedere. A noi ci mancano 4 partite. Abbiamo 13 punti, ci mancano 3 punti per arrivare in divisione 5, che sarebbe il più alto successo di questo canale, no?
Quindi io direi di farci queste ultime quattro partite, aspirare ad avere finalmente questi tre punti che ci mancano, anche se non credo succederà mai. Comunque aspirare ad avere questi ipotetici tre punti che ci mancano e, se dovessimo arrivare in divisione 5, giocarci la divisione 5, come se fosse la cosa più importante della vita, anche perché con i nuovi innesti, con i nuovi giocatori, eccetera eccetera, potremmo avere più probabilità, no? Detto questo, arrivati in divisione 5, se riuscissimo a vincere anche la divisione 5, naturalmente continueremo su Xbox. Se invece la divisione 5 dovesse ributtarci, ovvero non riuscissimo a vincere, dovesse ributtarci in divisione 6, noi ci trasferiamo su PlayStation 4. Perché? Perché c'è molta più utenza, c'è una più alta probabilità di trovare giocatori che laggano, giocatori che scriptano, giocatori eccetera eccetera, però c'è anche più probabilità di beccare gente, anche voi, no? Come Enzo, come magari gli altri. Quindi ci buttiamo sulle divisioni su PS4, sempre se non riusciamo a vincere la divisione 5, ma veniamo buttati in divisione 6. Se invece dovessimo riuscire a salvarci, diciamo, in divisione 5, allora lì ne riparleremo e vedremo cosa fare. Detto questo, signori, mi sono già dilungato abbastanza, premetto che questo sarà un video lungo e non ci possiamo fare niente e non ce ne frega un cazzo. Detto questo, cosa andiamo a fare oggi? Possiamo farci 11 pescate su questo agente e io direi di farcele. Niente da prendere, niente di nuovo neanche sui prestiti. Ieri ho preso 3 giocatori e infatti l'agente ha, diciamo, diminuito, no? Vedi? Ci sono solo 20 palle argento, 33 ori e 23 palle nere. Inutile dire che io mi aspetto sempre Gigi cazzo Buffon. Se dovessi prendere Gigi Buffon, ci finiamo di fare questo bellissimo ball opening con tutti i GP che abbiamo e che continuerò a fare questi giorni, nel mentre che monto i video eccetera eccetera, perché mi mancano ancora 3 video da montare dello scorso ball opening, più questo e più la partita che andrò a giocare oggi stesso in divisione. Detto questo, bando alle ciance, iniziamo il nostro ball opening e vediamo cosa riusciamo a tirarne fuori. Qui è tutto in rec, va tutto bene. Sì, va tutto bene. Dai, proviamocela. Proviamocela, non si sa mai. E ci becchiamo l'argento. E lo skippiamo, e lo skippiamo. Jimenez, salve Jimenez, salve. Prima o poi dovranno finire questi argenti del cazzo, no? È quello che sto aspettando io. Paga con GP. Paga con GP. Ci siamo. Basta. Fai lo scatto, cazzo, non è giusto, argento di merda, vaffanculo Nelson Semedo, terzino destro di sto cazzo, vaffanculo. Aggiungi a membri però, certo che lo aggiungiamo ai membri, ma porca puttana, c'è una sfilza di ori, argento, 2 palle nere, andiamo a beccarci l'argento in mezzo, e se non è sfiga questa, non so cosa sia la sfiga nel mondo. Ma noi ci riproviamo, dai, dai che ci siamo. Schiaccio adesso. Un altro argento, fottuto bastardo. Durm, del Borussia Dortmund. Salve, salve, venga, venga, prima o poi finirete tutti. Finirete tutti, che cazzo è? Continuiamo, paghiamo con GP, confermiamo e andiamo a vedere un altro cazzo di argento sicuramente. Guarda, questa volta schiaccio subito perché mi sono rotto veramente il cazzo. E infatti un altro argento. Va bene, allora sai cosa ti dico, Rafa Silva? Sai cosa ti dico, Rafa Silva? Che ti faccio girare. Ti faccio girare. Perché dai, 11 pescate, neanche un oro, neanche una palla nera in 11 pescate. Io non ci voglio credere. Ne abbiamo già fatte 4, ce ne mancano 7. Va bene, però io ti faccio girare. Gira, gira. Che poi ho notato dai video di Tommy, sono andato a vedermi un video di Tommy, che su PlayStation 4 c'è molto di più lo scattino, si sposta molto di più. Qua non succede da una vita, cazzo, non mi succede da una vita, e non so perché. È nera, dacci Gigi Buffon, dacci Gigi Buffon. Non è Gigi Buffon, non è Gigi Buffon, ma vediamo chi è. È Boateng, è Boateng. Mamma mia, porca puttana che difensore. Porca puttana che difensore. Ciao Jerome, tutto bene? Bella.
Vieni. Mamma mia, va bene, sono contento. Una palla nera l'abbiamo presa, adesso ne vogliamo un'altra però, se no andiamo sugli ori, però ne vogliamo un'altra nera. Dai. Vediamo se hai coraggio, Pes. Se hai coraggio di darmene due di fila. Dammene due di fila se hai coraggio, cazzo. L'argento, bastardo. Pavoletti, vaffanculo. Del Napoli, tutto il Napoli abbiamo, tutto il cazzo di Napoli. Però abbiamo una punta argento che potrebbe andare a formare la nostra punta per la squadra 3 stelle, che comunque non è male, Vai cazzo, come se non ci fosse un domani. Gira la ruota, fai girare queste palle. Tutto in rec, sì, tutto a posto. Guarda, ce n'erano 4 tutte insieme. Schiaccio qua. Fai lo scattino, bastardo. Vedi, non esce mai qua lo scattino, mai esce. Chi è questo? Aghico, ma che è? Mister Barbetta Socrates, difensore centrale 84, gioca anche da terzino destro, anche da mediano e anche da centrocampista laterale destro. Molto bene, va bene, questi giocatori, aumento abilità gestionali che ci serve, ne abbiamo già 7-8, ma va bene. Altre 4 girate, signori miei, altre 4 cazzo di girate, proviamocelo, non si sa mai, proviamocelo. Quando schiaccio? Adesso? Vai. Dai, dovevi uscire nera però, per forza, ma che cos'è? Gibbs dell'Arsenal, terzino sinistro, 78, va bene, aggiungiamolo, ci abbiamo ancora 3 pescate, aumenta abilità gestionali, ok. Altre 3 pescate, signori miei, altre 3. Non ce lo darà mai un Sergio Ramos, un Gigi Buffon. Io voglio Gigi Buffon, cazzo. Schiaccio qua. Fai lo scatto! Non è un portiere. Va bene lo stesso. Chi è? Dries Mertens. Naturalmente tutto il Napoli. Adesso ce li abbiamo tutti, Tutti ce li abbiamo quelli del Napoli. Va bene, però ho fatto lo schiatto finalmente. E che cazzo? Aggiungi i membri, vieni Merdens, vieni. Sono contento, abbiamo altre 2 pescate. Riusciamo a beccare un'altra palla nera? Secondo me no, comunque paghiamo con GP e confermiamo e vediamo se riusciamo. Dai, dacci Gigi Buffon, daccelo Gigi. Dacci Gigi Buffon. È un oro. Maledetto oro. È un portiere. Ricordo che ho già preso Trapp e Reina, quindi questo sicuramente sarà Burki. Borussia Dortmund. Va bene. Peccato. Se fossi stato una palla nera, adesso starei saltando di gioia. Avrei spaccato tutto in questa cameretta. Tutto. Siamo arrivati qua, ragazzi. L'ultimo giro per noi. Altro giro, altra corsa, però inserire gettone. Basta. Dai, dacci Gigi Buffon, ti prego, dacci Gigi Buffon. Daccelo, schiaccio, non voglio vedere. Adesso sì. Argento di merda! Vaffanculo! Guerreiro, devi morire male anche tu! Maledetto bastardo! 11 pescate, 2 palle nere. E io direi che siamo andati anche abbastanza bene. Posso ritenermi soddisfatto? Probabilmente non del tutto, però va bene. Signori, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi su PES 2017. Abbiamo preso altri 2 palloni neri, uno Dries Mertens che probabilmente non ci serviva perché di esterni, destri, alti, bassi, cazzi, bassi, alti, ne abbiamo di tutti i colori. Però Boateng è tanta roba Boateng, tantissima. Quindi sono comunque contento. Ragazzi, io vi rimando al video di domani, adesso vado a giocarmi le divisioni e poi probabilmente andrò a fare tanti GP di nuovo in questi 3 giorni, magari riesco tra domenica, lunedì e martedì a fare altri 100-150.000 GP e ci apriamo altri 15 cazzo di cosi e vediamo cosa ne esce fuori.
Signori, come già detto, vi saluto e vi ringrazio. Io vi ricordo vivamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordo a tutti quelli che vogliono spammare il loro canale, che potrebbero rincorrere gli insulti randomici da parte dello zio Chris. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio ancora. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi, signori. Ebbene sì, anche chi spamma, anzi, loro sono delle merde. Ciao a tutti, ragazzi!